La voce di reporter, ovvero la voce dei cittadini che ci seguono, ci scrivono e soprattutto ci danno gli stimoli per entrare nelle vostre case tutti i lunedì sera, confermandoci il talk show più amato e più visto del Nord Italia. Grazie a tutti voi. Manca meno di una settimana al grande giorno, invocato da più parti. Vi ricordate quando alcuni mesi fa dicevamo: ma torneremo mai a votare? Sì, torniamo a votare, forza. C'è gente addirittura che sventola le bandiere dai balconi, che mettono le tovaglie buone per mangiare quella domenica. Domenica prossima, 4 marzo, tornerete e torneremo a votare. I cittadini lombardi addirittura avranno 3 schede. Avranno la Camera, il Senato e il Consiglio regionale, perché si vota anche per il rinnovo del Pirellone. Tutti gli altri invece avranno 2 schede per la Repubblica parlamentare, che io vi ricordo, non a caso, rappresentiamo e rappresentate. Quindi non venitemi a parlare di chi fa il Premier, siamo una Repubblica parlamentare, quindi votiamo la Camera e il Senato. Poi ci penserà il buon Mattarella, essendo noi Repubblica parlamentare, a individuare e a incaricare il nuovo Presidente del Consiglio, non tanto per l'altezza, perché Berlusconi sarebbe escluso, e non solo per quello, non tanto per la bellezza, e sarebbe escluso anche tutto il resto, soprattutto Renzi, ma direi per la maggioranza. Ecco perché siamo Repubblica parlamentare, perché dovete votare i deputati e i senatori, poi in base alla maggioranza il Presidente della Repubblica incarica Tizio piuttosto che Caio. Ma comunque abbiamo ancora tutta la serata per cercare di capire insieme ai nostri ospiti che oggi vi presento. È consigliere regionale del Partito Democratico, candidato, ricandidato in Regione Lombardia. Amo tra l'altro ricordarlo perché è una commissione molto delicata. Lui è anche presidente dell'antimafia regionale. È con noi Gian Antonio Girelli. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera consigliere. Lei la conoscete perché ci ha tenuto a battesimo tantissimi anni fa con la fortunata trasmissione Box, che era in onda sulla emittente sorella Telecolor. È consigliere comunale a Monza per il centrodestra, candidata al Consiglio regionale della Lombardia per il movimento di Stefano Parisi, ovvero Energia per l'Italia, che qui si chiama naturalmente Energia per la Lombardia. È con noi Anna Maria Martinetti. Grazie mille per l'invito. Buonasera, non cambi a tutti. Mai, non invecchi mai. Non è vero, purtroppo. Vabbè. Non ce la caviamo, la politica che ti tiene. Spero di non avere distrutto i legami, gli equilibri della par condicio dicendo che sei ancora molto giovane. Ti ringrazio, okay, veramente, grazie mille. È un nuovo ospite, ma lo conosciamo molto volentieri. Lui, pensate, è direttore della nuova Accademia di Belle Arti di Milano. È candidato alla Camera nel Collegio di Milano 1 per il Movimento 5 Stelle. Il benvenuto ad Alberto Bonisoli. Grazie dell'invito, buonasera. Buonasera direttore, tutto bene? Tutto bene. Faticosa la campagna. Sì, poi per un neofita come me sì, devo dire che sto imparando sul terreno. È un lieto ritorno il suo perché frequenta spesso la voce di reporter e telereporter, è coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia di Milano, sindaco di Tribiano nel Milanese, candidato al Consiglio regionale della Lombardia per il partito di Giorgia Meloni, e con noi Franco Lucente. Buonasera, buonasera a tutti e grazie per avermi ospitato anche stasera. Buonasera sindaco. Grazie. Allora partiamo con la prima parte, perché? Perché come sapete abbiamo diversi argomenti che snoccioliamo durante la serata. Parliamo di razzismo, guarda caso, razzismo, chi ci guadagna? Punto interrogativo. Sapete, per chi mi segue, che io non sono di quei bei conduttori molto diplomatici, con la schiena anche piuttosto oliata, disposto a fare sempre così. Io mi faccio una domanda da cittadino: possibile che con tutti i problemi che dobbiamo affrontare in termini occupazionali, generazionali, pensionistici, sociali, dobbiamo continuare a finire poi i weekend con la manifestazione di Tizio e la contromanifestazione di Caio? È possibile che ogni volta che accendiamo il teleschermo su altri network sentiamo parlare di è una campagna elettorale che si gioca sul fascismo, sul nazismo, sul razzismo? Io credo che i deficienti siano sempre presenti a destra, a sinistra, in centro e addirittura nei 5 Stelle. Cioè proprio la mamma degli imbecilli, come dico, è sempre incinta, addirittura molto spesso ha un parto gemellare, quindi non è che dobbiamo star qua a continuare, eppure dobbiamo. Allora noi ci chiediamo, non tanto se c'è razzismo o meno, ma
Chi ci sta guadagnando a continuare a improntare questa campagna elettorale su falsi problemi? Perché ce ne fosse almeno uno che di candidato che, non so, fotografato o ripreso mentre dice quello sporco negro, bene, lo distruggiamo. Ma non c'è, perché i problemi semmai sono altri, cioè l'accoglienza all'italiana, così come è stata strutturata, è fatta bene oppure no? Poi io sono il primo che quando suonano il campanello e mi chiedono da mangiare, gli faccio un panino e gli do pure 5 euro. Gli italiani non sono fondamentalmente razzisti, ma sono un po' stanchi di questa accoglienza, anche nel PD, anche in Energia per la Lombardia, non parliamo di Fratelli d'Italia, ma anche nel Movimento 5 Stelle. Così abbiamo fatto un sano riepilogo. Fatto sta che Amnesty International ha disegnato proprio 24 ore fa la nostra Italia come uno Stato sempre più razzista. Boh, vediamo. È un'Italia razzista e xenofoba, poco propensa ad accettare e tollerare il diverso, quella che si appresta a votare alle elezioni del prossimo 4 marzo. Questo è il duro ritratto tracciato da Gianni Rufini, direttore generale di Amnesty International Italia, in occasione del lancio del rapporto 2017-2018 dell'organizzazione. Un'Italia intrisa di odio, intrisa di ostilità, un'Italia che discrimina, un'Italia razzista, un'Italia xenofoba, un'Italia che rifiuta le opinioni diverse, che rifiuta le culture diverse. Non so se questa è l'Italia che vogliamo, purtroppo è l'Italia che sta venendo fuori da questa campagna elettorale, che sta venendo fuori da questi ultimi mesi di dibattito politico. Per Rufini sono cambiate molto le cose negli ultimi anni. Se nel 2014 l'Italia era orgogliosa di salvare i migranti in mare e considerava l'ospitalità un valore importante, oggi c'è la paura dell'altro, che spesso sfocia in episodi di razzismo e violenza, come a Macerata o a Palermo e Perugia. Una paura ingiustificata, ricorda, se si pensa che in Italia il tasso di crimini violenti è sotto la media europea. Per questo Amnesty si è dotata di strumenti per combattere l'odio, una task force, Hate Speech, specializzata nel monitoraggio, attivazione e contrasto alla diffusione dell'odio online, lavorando anche sul territorio, da cui è emerso che migranti e rifugiati sono l'80% delle vittime di questa ostilità. È un progetto di monitoraggio sulle dichiarazioni di 1.400 candidati alle elezioni in tutta Italia. Ne risulta che 117 candidati hanno utilizzato sistematicamente espressioni di odio, che in alcuni casi si configurerebbero anche come reati. Il 50% delle dichiarazioni sono da attribuire a candidati della Lega, il 27% a Fratelli d'Italia e il 18% a Forza Italia, e il 79% delle dichiarazioni ha come bersaglio la migrazione. Se la politica non sarà capace di riportare il dibattito sulla retta via, su quella del confronto civile e democratico, sul rispetto per le altre persone, un'Italia che rischia di andare a rotoli. Ecco, si parla di rispetto. Sapete che io sono un giornalista molto spesso sopra le parti, ma non rinuncio mai a dire le mie cose. Però tra le varie immagini vedevo quella profuga disperata, per amor di Dio, col cartello "sono stata respinta, arrestatemi". Pensate quando ci saranno invece i nostri italiani col cartello "non ho la pensione, arrestatemi", "non ho un lavoro, arrestatemi". Perché poi il problema è che la guerra tra poveri è una realtà. Qui non è che c'è un ricco che dà del razzista al disperato, qui c'è un povero italiano che dice "dov'è lo Stato che è sempre capace di aiutare gli altri?". È così, Anna Maria? È vero. Però secondo me questo filmato non rispetta quello che davvero succede da noi, almeno quello che succede nella mia provincia e nella mia città. Il problema, secondo me, è il problema della sicurezza, perché più che altro le persone, più che di razzismo, io direi che in questo periodo le persone sentono mancanza di sicurezza. E la mancanza di sicurezza è dovuta a cosa? È dovuta al fatto che ci sono questi, chiamiamoli, queste persone uscite da percorsi di come possono essere richiedenti asilo, sono uscite, non hanno più un riferimento a cui unirsi e quindi molto spesso compiono dei delitti, però l'importante secondo me è gestire questa situazione, perché il numero di queste persone non è elevato, sono molti di più i ragazzi invece. Io sto lavorando con loro recentemente, i ragazzi richiedenti asilo, ai quali però dobbiamo dare
un'idea di lavoro, non possiamo lasciarli in giro per le strade, bravo, come dicono, e quindi come dà noia a tutti i cittadini, appoggiati ai muri col telefonino, perché alle persone che hanno difficoltà allora si sente sempre la solita trafila, noi non abbiamo, invece loro, a loro, loro viene hanno, dato. Certo, ma infatti non a caso vedete che il dibattito non è l'Italia razzista o meno, ma no, ci chiediamo perché continuiamo a parlare di razzismo, chi ci guadagna, Girelli? Ma la domanda mi verrebbe da dire: ci guadagna nessuno. Bravo. Perché è un tema talmente delicato e anche difficile che dovrebbe partire da alcuni valori condivisi da tutti. Che il rispetto dell'altro, il rispetto di qualsiasi minoranza o diversità, io credo sia la base del vivere civile. Poi si ragiona dell'accoglienza, di drammi internazionali come quello dei profughi che colpisce il mondo intero, bisogna capire come andare a governarli. Poi si ragiona di come possiamo coniugare l'accoglienza con la sostenibilità della stessa. Però quello che non dobbiamo assolutamente fare, nessuno deve fare, è cercare di intestarsi alcuni valori come se siano patrimonio di qualcuno e qualcun altro non ha. Però sta avvenendo io credo, questo? Sì, penso sia un errore da una parte e dall'altra, perché chiaramente la Costituzione dice cose molto forti su determinati partiti del passato e quant'altro, io dico semplicemente facciamo rispettare la legge, punto, non c'è bisogno di aggiungere altro. Ma l'altrettanto sbagliato è pensare di escludere qualcuno dalla condivisione di questi valori. L'Italia gli anni migliori li ha avuti nel momento in cui certe cose non erano in discussione. Poi si discuteva su come risolvere il problema delle pensioni, del lavoro che non c'è, dell'ambiente, della mobilità, dei giovani, degli anziani, tutto quello, e ognuno aveva le sue idee, ci si confrontava, ma la base era comune. Bisogna tornare a quello, la politica deve abbassare davvero i toni, non esasperare il tema. Sbaglia chi lo fa in un modo o chi lo fa in un altro, a mio modo di pensare. Ci perdiamo tutti, non ci guadagna nessuno. Lo sai che se cambi partito diventi presidente della Lombardia? Tu lo sai, no? Ne sei consapevole? No. Sto scherzando. Andiamo in pubblicità un po' prima, perché poi appena rientriamo voglio sentire naturalmente gli altri due ospiti e aggiungiamo elementi con soprattutto l'obiettivo di chiarirci le idee, cioè troppo spesso si parla di razzismo, perché e soprattutto chi ci sta guadagnando. A tra poco. Certo, se i nostri ospiti presenti al tavolo fossero anche l'ossatura diretta fisica e politica nazionale, io credo che ci saremmo trovati di fronte ad una campagna elettorale diversa, molto più onesta, non più tranquilla, perché poi sentirete che ci sono delle differenze sostanziali, però se non altro c'è il rispetto. Invece noto che molto spesso si tende a dire che gli elettori sono intelligenti e poi si tratta proprio l'elettore e il cittadino come un imbecille. Sì, scusate, ma è così. Quando vi vengono a dire, noi nasciamo per contrastare il fascismo, ma chi? Ma dove? Tipo questo spot, che fortunatamente non è neanche tra i più cliccati della Boldrini. Signora, lei è attualmente la terza carica dello Stato. Cioè, vediamola per favore. Allora, direi, seconda carica dello Stato, seconda carica dello Stato, lo ribadisco, Piero Grasso è il candidato Premier. La terza carica dello Stato, dello stesso partito, va in un cortile di Roncarolo
a fare slittare i manifesti. Per l'amor di Dio, poi ognuno può fare quello che vuole. Però fin quando lo fa una persona alla ricerca di un collegio, posso anche capirlo, ma la terza carica dello Stato è importante. Cioè, se Mattarella non riesce più ad andare avanti, chiamano Grasso. Se neanche Grasso non va avanti, chiamano la Boldrini. Cioè, e questi due hanno fatto addirittura un partito. Su questo bisogna magari aprire anche un discorso. Comunque, andiamo sul Alberto Bonisoli. Lei è stato chiamato come cittadino dalla politica per il Movimento 5 Stelle, quanto dal suo osservatorio privilegiato di belle arti riesce a constatare quanto viene denunciato? C'è davvero molto razzismo? Ma volevo iniziare con una battuta. Prego. Dicendo che vedo degli spazi di miglioramento sulla grafica no, del cartello, se vuole la Presidente Boldrini, tra parentesi è candidata nel mio collegio, quindi siamo diretti, sì. Diretti competitor. Quando la vedrò... perché lei tra l'altro è una nota milanese, no? Sì, esatto, e quindi quando ci vedremo le suggerirò magari qualche Stavo folta. Scherzando, non è milanese, però l'hanno candidata lì perché esiste la categoria dei catapultati. Noi per definizione siamo... No, il tema, vede, è questo. In questa campagna elettorale ci sono stati alcuni temi di dibattito che sono andati molto in alto nelle pagine e a mio avviso, onestamente, se poi uno va a vedere dietro che cosa c'è, non c'è una diretta corrispondenza tra l'importanza e la rilevanza del problema. Uno di questi è sicuramente il caso di fascismo-antifascismo, dove chiunque come me ha vissuto gli anni 70 e si ricorda gli anni 70, stiamo parlando di un mondo completamente diverso. Sul tema del razzismo sicuramente alcuni toni sono stati, e alcune interpretazioni sono state molto pompate, probabilmente anche per nascondere o per evitare o per sublimare un dibattito invece su alcuni temi che sono poi quelli che interessano i cittadini, che magari non si aveva voglia di affrontare. Ad esempio, nel caso della Presidente Boldrini mi piacerebbe di più sapere cosa ne pensa sulla patrimoniale, che è una delle proposte di Liberi Uguali, piuttosto che sapere di farmi ricordare ancora una volta che esiste l'antifascismo è un concetto della Costituzione, cosa che ho studiato quando ero bambino. Sul tema del razzismo, una cosa invece leggermente più delicata, e mi spiego. Il razzismo è una cosa bruttissima, è una cosa che veramente mi fa caponare la pelle perché, come me, tanti altri italiani che hanno passato del tempo all'estero, a nostra volta lo abbiamo subito. Certo. Chi, come me, ha viaggiato tra gli anni 70 e 80 all'estero, soprattutto in Nord Europa, noi venivamo visti, gli italiani che arrivavano, non venivano visti come gli ambasciatori del Made in Italy o come i grandi stilisti o come quelli della moda, venivano visti come dei magliari, dei delinquenti, delle prostitute e quant'altro. Cioè, veramente c'era un atteggiamento molto forte di pregiudizio nei nostri confronti e non è una cosa bella, quindi da evitare. È anche vero, e dobbiamo dircelo, che nel paese esiste un disagio sociale e quando c'è il disagio sociale è come l'acqua, da qualche parte una forma di arrivare al momento politico lo trova. È compito della politica quello di vederlo ed incanalarlo. Beppe Grillo una volta aveva fatto una battuta che se non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle noi avremmo Alba Dorata al 20%. Non so se questo è vero, ma ho visto quello che è successo in Grecia, dove, e le dico, noi in Lombardia abbiamo delle zone che sono potenzialmente, che hanno questo tipo di problematica. Faccio un esempio e poi taccio. Se le prendo il collegio dove mi candido, Milano 1, per la Camera, è composto da due realtà abbastanza diverse. Cioè, le mura spagnole, no? Quindi il posto dove abitano gli snob come me, no? Cioè la Milano Bene, sì, ognuno si deve guardare allo specchio e deve dirti, no, come me, no? Che vivono insomma media alta borghesia, che ci vediamo ai convegni e quant'altro. E poi c'è la fascia nord, Viale Jenner, Piazza Cenisio e quant'altro. Se lei va nei mercati e lei va a parlare con la gente, la visione che le danno della società è abbastanza diversa. Ma infatti secondo me gli snob non ci vanno lì. E ne vedo pochi quando vado da quelle parti. Se non altro perché la focaccia pochi. Non è proprio ben cotta. Ecco. meglio frequentare via Manzoni. Però è più saporito. Allora, è solo per chiudere. Sì. I commenti che mi fanno non è che ce l'hanno contro l'emigrato o contro il ragazzo nero che trovano fuori dal supermercato. È che non si riconoscono più nel loro quartiere. Certo. E da una certa ora in poi
non hanno più, come dire, la voglia e l'interesse di uscire. Pensavo che fosse palese questa lettura, invece noto che ancora una volta bisogna, e ringrazio davvero l'amico Alberto, bisogna nuovamente illustrarla. Perché? Perché anche Amnesty, a cui va il mio applauso per tante altre battaglie, qui si è prestata come associazione multiculturale e internazionale ad una lettura veramente penosa, perché addirittura sono andati a individuare percentualmente i leader che si macchiano di razzismo, e cioè Salvini e la Meloni. È così. Voi addirittura avete messo il tricolore in via Padova, sì, no? Allora, domenica. Ieri mattina abbiamo manifestato in via Padova, una manifestazione pacifica, una manifestazione di quelle quali la politica scende in piazza per riappropriarsi di strade e vie che ormai non sono più degli italiani. In via Padova basta fare una passeggiata e contare gli italiani presenti, quindi non è una manifestazione razzista. E poi anche il tema della serata, quando si parla di Italia razzista, mi viene da ridere. Siamo uno dei popoli più solidali d'Europa, se non del mondo. Poi la Lombardia in maniera particolare lo è e lo è sempre stata, quindi accantonerei questo discorso del razzismo. Io credo che poi le manifestazioni lo dicono tutte, cioè basta vedere domenica, caso strano, le manifestazioni fatte da chi viene additato come fascista erano manifestazioni pacifiche e tranquille. Caso strano, noi in via Padova siamo stati attaccati dai centri sociali che manifestavano contro, e poi si fanno le manifestazioni antifasciste a Milano nella stessa giornata e guarda caso scoppiano le grandi tensioni, e poi loro sono autorizzati, perché essendo delle manifestazioni cosiddette antifasciste sono autorizzati a spaccare vetrine, a mandare fumogeni, a picchiare poliziotti. Beh, questa la lascia tanto a pensare, no? Quindi su questo farei una riflessione. C'è il pericolo, come dicevano, di un ritorno di un clima brutto come negli anni 70. Di persone che si scagliano contro un qualcosa che non esiste, credo ci possa essere, ma che si possa parlare di fascismo oggi, cioè, parliamo d'altro, ecco, e lo dice un esponente che viene da quella parte politica, ma sono altri i problemi dell'Italia. Gli elettori hanno bisogno di sentirsi confortati e rasserenati su temi importanti come il lavoro, come l'economia e come tante altre materie, e non queste piccole battute di campagna elettorale, di fine coda, ma che comunque non reggono più. E tra l'altro su questo il PD ne ha fatto lo slogan principale della sua campagna elettorale. È vero? No. Beh, andate voi in piazza a manifestare contro l'antifascismo, andate voi a manifestare. Penso che quello sia un valore ancora scritto in Costituzione, come veniva detto. Dopo 100 anni lo dobbiamo ricordare agli italiani, che state queste manifestazioni? Il problema è questo. Io capisco manifestare contro un qualcosa se questo qualcosa si è manifestato. Ma qual è questa tensione antifascista che nasce da un movimento come il vostro? No? Cioè, in questo momento, perché non avete argomenti? La questione migranti, chiedo un minuto perché non ne ho parlato. La questione migranti l'avete gestita voi negli ultimi 5 anni. Sul trattato di Dublino firmato da voi. Ma 5 anni l'avete gestita. Che si chiama Bossi-Fini. Però fammi finire. Voi l'avete gestita in questo modo. Fino a un anno fa, prima della nomina del ministro Minniti e per parte ancora del ministro Minniti, voi avevate un concetto di accoglienza definita anche diffusa, senza avere un programma di integrazione di questi soggetti. E ripeto, noi non siamo razzisti. Nell'ultimo periodo, con il ministro Minniti, si è pensato bene di snellire in alcune aree come Milano, dando l'accoglienza diffusa alla restante parte della provincia. Ha fatto sì che si presentasse in prefettura per far sottoscrivere ai sindaci il protocollo d'intesa per quanto riguarda gli SPRAR, i CAS,
per la redistribuzione dei migranti, bene, alcuni sindaci hanno sottoscritto, io sono stato uno di quelli che ha detto no, perché? Da me ce ne sono zero, ma non perché sono un razzista, e ci tengo a precisarlo, perché non sono messo nelle condizioni di poter fare integrare questi soggetti a livello di sicurezza, a livello sociosanitario Stiamo chiudendo, di quant'altro. Prego, prego, perché vedo che vuole dire qualcosa. Ma il tema del... Allora, il razzismo è sicuramente collegato al discorso degli immigranti, su questo magari vale la pena tornarci su un attimo perché bisogna capire anche gli interessi economici in gioco. Ma non è solamente... ci torni su in 4 secondi, prego. I tempi televisivi. Se io volessi diventare ricco mi prenderei 10 appartamenti a Milano, li affitterei, costituirei un'associazione di, diciamo, qualche appartenenza politica, mi prenderei un tot di immigranti, li metterei dentro. Non è così, mi spiace, però io ho fatto parte per tanti anni del tavolo del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione e non è così facile, perché come dice lui, allora, perché io non sono d'accordo sul fatto che tutti i paesi non accettino, perché allora a questo punto davvero ci sarebbe un'accoglienza diffusa e i problemi sarebbero molto molto minori. Però posso anche capire che esistono delle associazioni o delle cooperative che sono davvero poco adatte per fare questo lavoro e che quindi screditano poi di conseguenza quelli che invece stanno lavorando bene. E poi bisognerebbe che le persone sapessero davvero cosa c'è dietro. Io ho portato in consiglio comunale lo SPRAR, l'ho discusso e ho sentito che c'erano dei consiglieri comunali di sinistra che non sapevano che cosa fosse lo SPRAR. Quindi molto spesso il discorso è anche legato alla conoscenza delle cose. Come avete visto, bastava scrivere nel titolo razzismo chi ci guadagna per tornare sulle vecchie dinamiche che poi tengono banco dell'accoglienza e della migrazione incontrollata, cioè l'accoglienza all'italiana. Più volte io ho sollecitato le prefetture a occuparsi dei servizi firmati da telereporter, cioè di interi palazzi abitati abusivamente da persone senza nemmeno il permesso. Hanno preferito riconoscere a queste trasmissioni l'Ambrogino d'Oro, per amor di Dio, grazie. Però adesso, dopo gli onori e dopo il Teatro dal Verme, sarebbe ora anche di affrontare le problematiche da noi denunciate e risolverle. Ci vediamo tra poco perché appena rientriamo dalla pubblicità togliete, come amo dire, le batterie del telecomando, non collegate il telecomando alla presa elettrica perché poi pagate un sacco di soldi in bolletta e rischiate di pagare anche per quelli che non pagano mai. A tra poco. Allora, bollette e tasse e io pago, tradotto proprio in soldoni, c'è una parte di italiani, i fessi, che pagano tutto fino all'ultimo centesimo e addirittura se arriva una lettera di Equitalia dicono cavolo io l'avrò pagata sta roba, non ho neanche la ricevuta, la ripagano per sicurezza, ok? Poi invece c'è una parte di, ma neanche italiani, una parte di cittadini. Chi segue Milano Trash sa e ha visto a quanti pali della luce del comune di Milano sono collegati dei cavi grossi così, addirittura alimentano interi palazzi rubando la luce elettrica dai lampioni che servono invece per l'illuminazione pubblica. Oltre a questi ci sono persone che naturalmente quella luce non la pagano, ok? O semplicemente hanno un'utenza. E voi lo sapevate che esiste il turismo delle imprese elettriche, cioè io maturo un certo debito con Enel, quando è il momento di pagare stacco l'utenza Enel e vado in un'altra, visto che c'è il libero mercato, continuo ad avere l'elettricità, non pago neanche la seconda perché 3 mesi dopo vado sulla, si chiama turismo illegale naturalmente delle imprese elettriche, funziona bene anche col gas, praticamente io continuo a incamerare, lascio degli insoluti, quando è il momento di pagare cambio compagnia. Cosa succede? Che questo sistema ha generato un debito enorme
E cosa ha studiato bene l'autorità per l'energia sostenuta da TAR e Consiglio di Stato? Di formalizzare la socializzazione degli insoluti. In sostanza, se a questo tavolo questi due e questi due non pagano, vi dico questi due, e l'unico fesso sono io, alla fine invece di andarli a cercare agli altri quattro vengono da me e dicono tu hai pagato sempre, paga anche per loro. Eh sì, evviva la cuccagna! E naturalmente qui c'è polemica a non finire, addirittura i consumatori, diverse associazioni hanno preso posizioni piuttosto forti, ne sentiamo una. L'autorità per il gas e l'energia, che si chiama ARERA, vuole rifilare l'ennesimo pacco alle famiglie, a coloro che hanno, diciamo, che ricevono le bollette elettriche. A questi utenti vogliono far pagare le altrui morosità, ossia se qualcuno non paga, chi è in regola deve pagare. Oltre alla bolletta, il canone RAI, eccetera, abbiamo anche questi ulteriori oneri pari a 1 miliardo di euro l'anno. Noi abbiamo inviato una diffida a questa ARERA, abbiamo messo sul sito dell'ADUSBEC un facsimile con esposti alla Procura della Repubblica. Questo signor Bortoni deve ritirare, si deve rimangiare quella delibera del 1 febbraio. Noi non vogliamo pagare per i morosi e non vogliamo pagare i lautipasti di queste autorità che invece di difendere i diritti difendono semplicemente gli interessi delle imprese. Questa è la dichiarazione di una delle associazioni dei consumatori, che poi naturalmente il tenore è sempre lo stesso anche per tutti gli altri, però che rende bene l'idea di quanto il popolo sia arrabbiato. Ad integrazione vi dico che il fenomeno è più diffuso, non per fare il leghista, ma è più diffuso nel Mezzogiorno, ovvero la morosità aumenta esponenzialmente dal Lazio alle regioni più del sud. Abbiamo parlato appunto di turismo furbesco e una vera e propria frode ai danni delle imprese elettriche, ma il furbetto della bolletta straccia un po' di bollette bimestrali comodamente e prima che si attivi la procedura molto spesso di recupero credito cambia la vittima, cioè la compagnia. Allora, in uno stato serio cosa succederebbe? Cerco di perseguire il furbetto. In Italia le varie imprese, una famosa tipo Sorgenia, non è mica di De Benedetti, sempre lì finiamo, perché più ne hanno e più devono essere tutelati. Allora, queste società, per l'amor di Dio, vanno aiutate così come si cerca sempre di aiutare la società che ha dei problemi. Però ripartire sulle bollette di chi paga regolarmente è già stato fatto per il canone, adesso anche per l'elettricità, poi arriveremo per il gas, magari anche per il telefono. Cioè, mettiamoci un attimo d'accordo. Partiamo da Bonisoli, prego. Sa cos'è la cosa ironica? Che queste sono cose che mi ricordano molto il sistema comunista, no? Cioè, noi abbiamo negli anni introdotto il concetto di gestione d'impresa all'interno di quelli che erano dei servizi che venivano gestiti direttamente dal pubblico, Enel in primissimo. Abbiamo privatizzato, siamo contenti di quello che è stato fatto, benissimo. Abbiamo introdotto il mercato e quindi anche la concorrenza e improvvisamente troviamo un comportamento che va completamente contro questo principio. Noi stiamo banalmente togliendo del rischio di impresa a questi soggetti socializzandolo. E questo è un giochetto purtroppo che non è successo solamente di... Abbiamo fiori di esempi di banche, assicurazioni, grandi imprese che hanno ricevuto fior di aiuti da parte dello Stato quando ne avevano bisogno e quando invece le cose vanno bene improvvisamente si trova un escamotage per fargli pagare meno imposte e quant'altro. Ma i cittadini prima o poi avranno un aiuto di Stato o soltanto le grandi imprese? Il problema è che l'aiuto di Stato nasce dai soldi dei cittadini, quindi come fanno a dare a se stessi i soldi se devono darli all'aiuto di Stato? Questa è la cosa veramente imbarazzante. E la cosa ancora più preoccupante è che da parte della politica, e purtroppo da parte anche di questo governo, la politica che viene fatta è a favore di questi soggetti.
quando invece il 90% della nostra economia è retta da delle piccole imprese. Perché ad esempio noi come Movimento 5 Stelle vogliamo togliere l'IRAP e ridurla il più possibile? Ma perché l'IRAP è quella che va ad incidere, sì, per carità, la paga anche la grande, ma la piccola va a incidere molto di più e soprattutto va a incidere rispetto a quelli che danno lavoro agli altri. Anna Maria. Dunque, allora io mi sono studiata bene questo argomento perché mi aveva incuriosito e come spesso accade però in questo ultimo periodo, e non si sa bene perché, secondo me si ritorna un po' al discorso prima del razzismo, ci sono i media, in modo particolare alcuni, che fanno il possibile per far arrabbiare le persone, per spaventarle, per incattivirle, cioè già non basta la situazione economica, se poi dopo gli andiamo anche a dire queste cose, certo le persone si arrabbiano ancora di più. Questo non perché non sia vero, ma perché andando ad affrontare bene il problema ci si accorge, come diceva prima il collega, che questa tassa in più che verrà messa andrà a incidere in modo particolare sulle piccole imprese, non sui singoli cittadini. Io ho fatto un piccolo esperimento, sono andata da un'altra ditta che offre l'energia, no? Più piccola, non Enel, non Eni, e sono andata a dire voglio cambiare gestione. E la ditta mi dice, piccola probabilmente, mi dice: lei mi porti le ultime due bollette pagate, se non fa così noi non possiamo farle cambiare. Beh, sarà una delle poche furbe che esiste. Ok, quindi questo è già secondo me qualcosa che mi ha. E poi i 35 euro. È una cifra che hanno messo così, cioè non è una cifra vera. No, certo. Quella addirittura, ecco, è una bufala di WhatsApp. È un cosa fake che non news, è, che, esatto. Però questo non vuol dire che non ci sia una grossa crisi, però, soprattutto visto che io faccio parte di un'impresa televisiva molto coraggiosa, perché noi abbiamo sempre detto le cose dopo averle appurate. Una cosa è certa, che il conto provvisorio parla di 280 milioni di euro, ragazzi, 280 milioni di euro sono circa 5 finanziarie, okay. Che dovrebbero essere di oneri generali di sistema che non sono stati pagati dalle aziende elettriche per problemi commerciali o di morosità. Allora, che poi sia Vladimiro Poggi o la Poggi SRL, è sempre sul cittadino che è ricaduto, non è vero, Lucente? Ah, sicuramente, qua ci sono anche due aspetti particolari. Uno è sicuramente l'imposizione di far pagare a chi ha stipulato un contratto con l'azienda una responsabilità solidale, no? Che non esiste, cioè, nel senso che su questo nasceranno una serie di controversie. Ovviamente giocano sul fatto che gli italiani sono tanti, per poche centinaia di euro magari non si attiveranno per fare un'azione nei confronti, però solito, è un problema, è un problema anche serio. Io credo che questo è il primo aspetto e già questo non dovrebbe succedere, perché se io ho siglato un contratto io pago per quello che io consumo e non quello che gli altri non pagano. E due, c'è l'aspetto invece di una mancanza di banca dati che si sta cercando di recuperare, che è il SIS, che in pratica dovrebbe contenere per tutte le imprese che gestiscono la rete elettrica un bagaglio di conoscenza tale che se è moroso il soggetto da me non gli vado a fare un altro contratto con un'altra azienda. Non a caso ricordo che Lucente di professione non fa il sindaco ma fa l'avvocato, e qui lo sento quando parla intravedo, perché si chiama sistema informativo integrato, nel quale la società elettrica in questione può consultare se il nuovo cliente, tipo l'amico Gian Antonio Girelli, è corretto e ha pagato tutto, oppure se semplicemente ha alle spalle decine e decine di bollette non pagate e prima che scatti il recupero credito vado in un'altra impresa. È come con le banche, la stessa cosa, quindi non vedo perché adesso noi dovremmo recuperare dei soldi perché gli altri non hanno pagato. È una cosa che bisognerà portare sicuramente avanti, e credo che tranquillizzando i cittadini io credo che si riuscirà nell'impresa. Prima di andare in pubblicità, perché poi quando rientriamo naturalmente dalla parola Girelli, chiedo a Lucente, però visto che di professione fai l'avvocato, ti sei reso conto come negli ultimi anni
Se è Vladimiro Poggi che dice una cosa, è notoriamente illegale, se dico una stupidaggine, mentre lo Stato si sta addentrando in selve palesemente illegali, però vanno bene perché è lo Stato. Ma guarda Vladimiro, noi apriamo, cioè, sulla banca, un capitolo, per esempio, io avevo 20.000, li metto lì, non ci sono più, amen. Ma come amen? Questa è una frode, è un furto. Ma guarda, si apre un discorso molto ampio, se pensiamo anche alle partite IVA, cioè hanno un socio occulto ormai da anni che si chiama Stato, perché tutto quello che si guadagna per il 50%, 60% addirittura, viene dato allo Stato. Quindi si apre veramente un discorso molto, molto ampio. Cosa sono gli oneri di sistema? Sì. Anche quello è interessante, perché a parte il bonus sociale, certo, quindi mi sembra anche una cosa buona per chi non riesce a pagare, ci sono delle voci che assolutamente non hanno più ragione di esistere. Quindi e se sono ti dico voci... che dopo la pubblicità ti faccio vedere un servizio dicendoti che cosa sono gli oneri di sistema? Allora basta. Oltre al fatto che, concludo, anche per i comuni c'è sugli oneri una restituzione che spesso non viene data ed altro, e poi ne parliamo. Andiamo in pubblicità e al rientro naturalmente sentiamo il parere di Gian Antonio Girelli. A tra poco. Continuiamo il dibattito qui in studio e, come sapete, è nostra abitudine e nostra convinzione che si debba parlare soltanto dopo aver capito di cosa stiamo parlando, perché altrimenti si fanno quelle robe che vanno tanto di moda in altre emittenti, scusate la polemica, in cui si parla del sesso degli angeli, poi ognuno va a casa, magari ci si ferma pure in pizzeria tutte e cinque a mangiare la pizza. Non è quella l'informazione, l'informazione è cerchiamo di capire prima di cosa stiamo parlando e poi interveniamo. Ho promesso, ma ve lo faccio vedere dopo, che cosa sono gli oneri di sistema nella bolletta, non solo della luce ma anche nel gas. Avete mai guardato sulla bolletta che pagate 30 euro di gas ma poi dovete pagarne 90 di altre robe? Anche quella. Prima però di parlare con Girelli, voglio farvi vedere che cosa prevede il ritardo nel pagamento della bolletta. No, perché c'è gente qui che ha maturato un sacco di soldi di morosità, ma a casa mia di solito dopo due bollette non pagate la luce viene interrotta. Vediamo. Chi paga in ritardo la bolletta della luce si vede addebitare gli interessi annuali pari al tasso ufficiale comunicato dal Ministero, aumentato del 3,5%, e facoltà della società elettrica imputare al moroso anche i costi per le raccomandate spedite per i solleciti di pagamento, ma non per ulteriori danni provocati dalla morosità. Il fornitore deve inviare un avviso bonario informale spedito in lettera semplice o contenuto in un apposito riquadro della bolletta successiva. Viene assegnato un termine massimo entro cui l'utente deve regolarizzare il debito. In caso di mancato pagamento, la società invia una raccomandata o una posta elettronica certificata. Si tratta di una diffida formale con un ultimo termine utile per versare il dovuto, dopodiché scatta la riduzione della potenza del 15%. In caso di morosità reiterata, il termine minimo per provvedere al pagamento è di 10 giorni. In caso di morosità non reiterata, il tempo minimo è di 20 giorni. Scaduti i 15 giorni dalla riduzione di potenza, l'utenza viene sospesa. Tuttavia, se l'utente aveva avviato una pratica di contestazione di conguaglio di importi anomali con raccomandata o fax al numero verde, prima di procedere alla sospensione della luce, la società deve rispondere al reclamo scritto dell'utente. La sospensione della luce non può avvenire di venerdì, sabato, domenica o negli altri giorni festivi e prefestivi, o se l'importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale. Grazie naturalmente a questo bel sito che potete trovare in rete, La Legge Uguale per Tutti, che spiega e dà delle risposte alle domande più frequenti. Allora, avete visto che non è poi così facile frodare, non dico l'Enel, ma l'energia elettrica, perché poi sono tante compagnie con la liberalizzazione. Perché? Perché dopo neanche due mesi già ti tolgono il 15%, che sembra, ma guardate che un phon e un forno potrebbero già far cadere la rete elettrica quando vi tolgono il 15%.
Però allora, perché 280 milioni di euro sono stati maturati di debiti quando è così facile poi togliere la corrente elettrica a chi non paga? Ma perché poi non è un meccanismo così automatico, esatto, perché poi ci sono interpretazioni, deroghe, interventi a volte anche dei giudici che rimettono in funzione le utenze, perché c'è tutta una situazione di illegalità diffusa. Però io volevo richiamare su un aspetto, attorno a questa notizia, che è stata in un primo momento rimandata come fonte altro consumo, che poi ha smentito di aver dato questa notizia, si è dato un messaggio completamente diverso dalla realtà, perché nessuno sarà chiamato a pagare il consumo di chi non ha pagato. Sono i famosi oneri di sistema che poi hai preannunciato verranno illustrati, che fanno parte di costi generali della gestione del sistema, che effettivamente vengono ridistribuiti per mantenere in piedi il sistema. No, aspetta, perché io nella mia bolletta li ho pagati gli oneri. Sì, lo so anch'io che non li hai pagati, però il problema è un altro. Noi rischiamo di andare a prendercela sempre con lo Stato, mentre invece dobbiamo imparare a prendercela anche con i nostri concittadini che fanno i furbetti. Perché io sento sempre parlare di questi evasori come se fossero quasi degli eroi, delle vittime. In realtà sono e rimangono evasori. Ma il ruolo dello Stato rimangono evasori. Ma c'è un organo di controllo. Sì, c'è un organo di controllo. Furbetto, ma c'è anche una politica che mi parla sempre di condoni, che mi parla sempre di Stato vessatore, che mi parla di tutte queste cose. Cose a giustificare dei comportamenti che molto hanno a che fare su un malcostume italiano. Tu citavi prima il discorso del canone TV. Sì. È vero, è stato messo in bolletta, il risultato paghiamo tutti qualcosina di meno, perché io sono anche stufo di tollerare di vivere in un paese dove c'è chi paga e chi non paga. Vai, Franco. Chi fa fatture e chi non fa fatture, chi fa lavoro nero e chi non fa lavoro nero. Prego Franco. Allora, sulla questione ho interrotto per dire che non è propriamente così, che ce la prendiamo col cittadino che non paga, per carità, ma c'è un organo di controllo che dovrebbe controllare, certo. E quindi nel momento in cui controlli, se parliamo di miliardi e miliardi di euro, vuol dire che tu nel corso del tempo non hai controllato assolutamente nulla. Prego. Così semplice. Scusi, stiamo parlando di imposte, qua stiamo parlando di soldi che io pago ad un soggetto privato, il quale con questi soldi qua ci fa il bilancio e deve pagare degli emolumenti agli amministratori con fior di milioni. Non sono veri 35 euro, bene, anche un euro solo preso in questa maniera è uno scandalo. E vi dirò di più, è ancora doppio scandalo, è ancora doppio scandalo. Benissimo, la domanda che vi faccio è come lo teniamo in piedi il sistema, chi caccia i soldi? Ma scusi un attimo, sono privati questi soggetti? Sono privati questi soggetti? Sono privati. Questi sono soldi che devono andare allo Stato, quindi è lo Stato che deve risponderne di questi soldi. È lo Stato dove li prende i soldi? Ah, non lo so. Non li prende le tasse dei cittadini? Doveva pensarci prima, quando ha fatto questi accordi con queste ditte di fornitura. No, non è che siamo qua a fare denuncia del passato, siamo qua a dare soluzioni per gestire il presente, perché io veramente trovo tutta una classe politica che sembra venita da Marte, che non abbia mai gestito nulla e che dicono bisogna affrontare un problema. Mettendo sulla base siccome un principio ma il problema è nato da una serie di incapacità, o voi del PD avete dei carichi di sfiga enormi che dovete risolvere i problemi degli ultimi 70 anni o altrimenti la fate. Ma per l'amor di Dio, sono il primo a dirti, ma ho capito, ma allora sono capace anch'io, scusate, di risolvere i problemi così, dai. Chi ha sempre pagato paghi un po' di più e poi abbiamo risolto. Andiamo a mangiare, domanda, ma cosa? Posso fare una domanda? Qualcuno mi dà un'alternativa? No, ma oltretutto questi soldi. Ma non può essere un'alternativa quella di far pagare chi ha regolarmente pagato. Che non è propriamente così. Ma quella della banca dati che si sta realizzando. Cioè ancora parliamo, si sta realizzando. Perché non ci si è pensato prima sta cosa? Beh, si sta realizzando, ci abbiamo pensato, lo stiamo realizzando. Ma si sta realizzando prima quando? Non ci avevano mai pensato. Doveva già essere pronta lui dice, supponiamo cosa. Che, non ci siamo mai pensato. No, Gian Antonio dice, supponiamo che noi del PD non ci fossimo occupati di questo problema, sarebbe andato oltre e avrebbe previsto poi il fallimento di molte società, dice lui. Lui dice questo, ma il problema è che sono al governo da 5 anni di anno in anno si è ripetuto. Non è una risposta debole. Perché ti spiego una cosa: hai detto tu stesso prima che siccome siamo di fronte a delle società private, queste società annualmente devono
approvare un bilancio. Quindi nel loro bilancio esiste una meno davanti a quella benedetta voce. Ecco, allora dove è stato lo Stato fino adesso? Faccio una provocazione. Guarda, i 5 Stelle non hanno mai governato, quindi in teoria dovrebbero stare benedito. Meno male, ma adesso arriviamo. A Roma lo stanno facendo non particolarmente e difatti, bene. E difatti siamo i primi che danno le cose con i bandi. Mentre prima si faceva tutta assegnazione diretta, ci andava in fiducia, vedi? Dai. Sì, perché erano tutti si conoscevano di persona. Allora, si si fideva. No, il discorso è questo: io sono anche disposto a fare una bella legge dove per legge facciamo votare a tutti quanti di dare 35 euro in bolletta tutti i mesi per pagare i morosi. Bene, facciamo finta che questa sia la soluzione. Facciamo finta. Me lo devono dire. Non voglio trovarmelo dentro scritto in piccolo, fatto approvare di Venerdì Santo e quant'altro. Questa è l'ultima Ma non lo devono né dire né fare. Perché il pareggio di bilancio in Costituzione ve l'hanno detto? Aspetta un attimo. No, certo. Ve l'hanno detto. Esatto. Ma è da quel momento in cui l'Italia è cambiata, è diventata colonia della BCE. Il pareggio di bilancio è stato messo in Costituzione senza che nessuno di voi quattro potesse dire bah, era materia referendaria quella. Però scusa un attimo. Io continuo a scusare, però, no, certo. Però ditemi se siamo in un sistema legale. Qualche tempo fa c'era la bolletta delle TV che è passata a 28 giorni. A 28 giorni, no, la bolletta del telefono. Del telefono, poi è ritornata, 31, adesso è ritornata, non si capisce più niente. Bene, queste decisioni qui, che vengono avallate da un'autorità, dovrebbero essere rese il più possibile trasparenti, in modo che la gente si renda conto di quello che succede. Non accade. Parliamo delle concessionarie autostradali. Bravo. Che vengono rinnovate, adesso la scadenza è al 2038, magari. No, dal 1 gennaio ci sono sempre 20-30 centesimi in più. Ormai ci ho fatto il caso. E lo so dal telegiornale. E sembra che sia come il meteo. No, piove. Non posso farci niente. E certo c'è l'aggiornamento. È una politica che degli interessi dei cittadini, purtroppo, come dire, è leggermente timida nel fare le riserve. Allora, siete timidi, Gian Antonio? Secondo me siamo timidi. Si cerca di affrontare i problemi strutturali del sistema paese che ci portiamo dietro da anni, che dobbiamo sapere affrontare, innanzitutto partendo da dati di verità. Io quello che per esempio ho trovato un po' irritante è sentire anche prima l'esponente di un'associazione di consumatori che invece che preoccuparsi, dare un'informazione corretta, perché sono d'accordo anch'io in questo, dobbiamo dire ai cittadini però la verità, non usare quattro slogan, certo, per poi magari candidarsi, pensare di costruire consenso sulla disinformazione, perché abbiamo un problema, ce l'abbiamo tutti, chiunque governi, perché il giorno dopo è finita la campagna elettorale, bisogna dare risposte ai problemi, quindi mi piacerebbe davvero partire di dati di verità e su una base di legalità, perché il vero problema che abbiamo come paese è avere una legge che viene rispettata da tutti e che viene fatta rispettare a tutti, e purtroppo su questo siamo molto deficitari. Velocissimo, un'altra cosa sempre per quanto riguardava prima, questi famosi oneri di sistema lo Stato li ha già incassati, perché li incassa precedentemente, li incassa prima, è come l'IVA, e allora li incassa prima e poi perché li deve far tirare fuori i cittadini? Allora questo è importante, i cittadini non sono informati, diciamo che andando in giro in questo ultimo mese a parlare con i cittadini ci si rende conto del tra virgolette l'ignoranza che c'è proprio a livello di tutte le cose che gli interessano i cittadini. Posso provocare, i parlamentari non sono informati, penso tu fai un questionario, non lo sanno. Io questa colpa però la do a chi governa, non c'è niente da fare. Perché i cittadini bisogna in qualche modo, io ho fatto la preside per 40 anni, quindi immaginati se non sono dalla parte di chi deve informare e formare. Voi non avete in questi 5 anni fatto nulla per formare i nostri cittadini. Non è vero questo. Questa è la mia opinione. Non è vero, tant'è che stiamo parlando di questo argomento. Guarda, in mezzo alla gente, mi è capitato in campagna elettorale adesso girando per la provincia di Milano. Anticipalo, poi ti faccio andare avanti. Concludo. Piontello, una situazione drammatica di alcuni condomini dove la maggior parte sono occupati da stranieri, in cui non pagano bollette, non pagano nulla, e questi proprietari di immobili sono disperati al punto tale da dire vendiamo, ma la cosa più assurda è chi compra, certo. Perché chi ti compra un appartamento che in una situazione del genere? Quindi questa è una situazione che va denunciata, e quando tu dici sono 5 anni che siamo al governo e adesso pensiamo di risolvere il problema, secondo me siete arrivati un po' troppo tardi. Andiamo 5 in pubblicità, anni con qualcun altro, andiamo in pubblicità e quando rientriamo con i nostri ospiti vi proponiamo il servizio risolutivo, cioè che cosa sono gli oneri di sistema. A tra poco.
strumentalizzata o meno, la notizia delle bollette spalmate su chi già paga comunque ha fatto molto male. Non a caso tutti i nostri ospiti, ma innanzitutto Anna Maria Martinetti, hanno focalizzato l'aspetto degli oneri di sistema, che poi ci sarebbe da dedicare dopo che siete stati tutte e quattro eletti. Adesso cominciano così a fare le corna sulle... Non potete neanche toccare ferro perché è tutto di legno e plastica. Però la poltrona ha un po' di ferro sotto. Vabbè, quando sarete tutti, diciamo allora, quando avrete finito la campagna elettorale, che questo già sarà già un gran risultato. Ecco, vi riconvoco perché ci sarà da parlare proprio degli oneri di sistema, perché non è solo un problema della bolletta della luce, riguarda anche la bolletta del gas e anche quella del telefono fisso. Se voi guardate sulla bolletta, pagate veramente una parte minima di quello che voi usate, il resto, come sì, come per la benzina, sono per esempio le accise, sì. La guerra in Abissinia, ricordate i vari terremoti di 40 anni fa. Allora, cerchiamo di capire insieme sulla bolletta elettrica e quella del gas che cosa sono gli oneri. Vediamo. Ciao a tutti, oggi parliamo degli oneri di sistema, che cosa sono e quanto pesa questa voce nella bolletta. Le fatture della luce e del gas sono costituite da quattro voci: spesa per la materia prima energia gas, spesa per il trasporto e la gestione del contatore, spesa per gli oneri di sistema e le imposte, quindi IVA e accisa. Ma che cosa sono gli oneri di sistema? Già nella prima pagina della bolletta, sia della luce che del gas, nella sezione Riepilogo costi oppure in sintesi importi fatturati, troverai la spesa per gli oneri di sistema. È l'autorità per l'energia che stabilisce in questa spesa a copertura di alcune attività necessarie al funzionamento del sistema elettrico o del gas metano. Quindi questa voce non varia tra un fornitore o un altro o da un'offerta all'altra. Per i clienti domestici residenti vengono applicate in quota energia, quindi gli oneri si pagano in euro al kilowattora. Mentre per i non residenti, gli oneri di sistema vengono applicati sia sulla quota fissa, quindi in euro al mese, sia sulla quota energia, cioè in euro al kilowattora. La spesa per gli oneri di sistema è costituita da varie voci, diverse per luce e gas. Vediamole nel dettaglio. Le componenti della spesa degli oneri di sistema dell'energia elettrica sono A2, oneri nucleari, per la dismissione delle centrali nucleari. A3, incentivi delle fonti rinnovabili. Questa è la componente che maggiormente pesa in fattura, pensa che incide circa il 15% sul prezzo totale della bolletta della luce. Ogni anno rappresenta oltre 10 miliardi di euro. A4, agevolazioni per il settore ferroviario. A5, ricerca di sistema. AE, agevolazioni alle industrie energivore. AS, oneri per il bonus elettrico. La spesa per gli oneri di sistema del gas è costituita da varie componenti, tra cui servizi di distribuzione, commercializzazione e misura, quindi tutti i costi legati al trasporto del gas e alla gestione dei contatori, i costi operativi in base alla suddivisione negli 8 scaglioni tariffari e lo sviluppo alle fonti rinnovabili. Quanto pesano però gli oneri di sistema in bolletta? Una sola volta all'anno vengono specificate in bolletta tutte le voci che costituiscono gli oneri di sistema, però si pagano sempre. Nella fattura dell'energia elettrica, gli oneri di sistema pesano circa il 19% della spesa totale della bolletta. Nella fattura del gas metano, invece, incidono solo per il 3,5% della spesa totale. Allora, tanto mi conoscete bene, da Caorsano, perché io non sono milanese, sono Caorsano, in provincia di Piacenza, noi ospitiamo l'impianto nucleare più grande e più recente che l'Italia abbia mai avuto. Tramite il referendum per il no nucleare fu chiuso nel 1987, 97, 2007, 2017, 31 anni dopo in bolletta paghiamo ancora gli oneri nucleari, pensate. Altro che guerra in Abissinia, possiamo avere fiducia adesso obiettivamente di un sistema statale del genere? No. Prego. Assolutamente no. Allora io leggo qui, come dico, mi sono informata, che tra gli oneri di sistema ce n'è qualcuno che probabilmente potrebbe anche essere interessante, anche se, come giustamente dicevamo prima, ce lo dovrebbero dire. E meno male. Noi dovremmo essere anche certo, al corrente. Certo. Cioè se ci tolgono una percentuale per l'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili, uno dice ok, sente parlare di rifiuti, potrebbe essere una cosa buona. Ma quando parliamo di agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario,
Dove? Con un settore ferroviario come quello che abbiamo noi c'è certo. davvero da mettersi le mani nei capelli. Oppure sostegno alla ricerca di sistema. E che è? Cos'è la ricerca di sistema? L'unica cosa positiva all'interno di questi oneri è il bonus elettrico, cioè quella quota che viene data ai clienti a cui viene riconosciuta una difficoltà effettiva nel pagare le bollette. Per il resto, assolutamente, sono cose che non dovrebbero andare qui. Vergognoso. Prego Girelli. Ma io ho avviso due aspetti. Il primo è chiaro che necessità di essere chiari con i cittadini c'è e va migliorata. Oserei dire che in questo caso nelle bollette a volte l'eccesso di chiarezza in realtà crea la disinformazione più assoluta, perché uno che legge non ci capisce più nulla e quindi andrebbe anche messo un po' di ordine, perché buona parte delle voci che sono state anche richiamate, compreso la gestione anche delle centrali nucleari, comunque purtroppo ha un difetto il nucleare che anche dopo 31 anni va gestito e costa no, gestirlo problema, e quant'altro. Gian Antonio, da Caorsano certo. ti dico... che no, quando no. fra qualche anno le scorie riprocessate in Francia e in Inghilterra sì, torneranno sì. in Italia, tutti i soldi che abbiamo versato noi non hanno partorito il deposito di rifiuti nucleari, li mettiamo in un campo. Stavo dicendo questo, il problema è che molte volte, come avviene anche per altre forme di tassazione, quelle che sono destinate ad un determinato settore finiscono usate Bravo. Nel calderone certo. generale certo. per tenere in piedi il bilancio dello Stato. Quindi la necessità anche lì, voglio dire, specifichi le voci, però tanto poi vai in un calderone. Di buona intenzione, ma noi pensiamo anche nella gestione, vedo il sindaco mi viene da pensare, quando si pagavano gli oneri sulla depurazione che dovevano essere accantonati per essere investiti certo. nel ramo delle depurazioni che poi finivano nella gestione generale. Quindi chiarezza, comunicazione e destinazione delle tasse, delle imposte, delle accise, perché secondo me il nostro paese ha due problemi: una tassazione che va abbassata, una tassazione che deve essere rispettata da tutti e l'utilizzo al meglio delle risorse certo. che raccolgo. Tra l'altro, ricordate quando a volte nelle puntate vi parliamo delle multe, degli autovelox, quelli che servono per far cassa, no? Dove bisognerebbe andare, non so, ai 70 e uno viene multato perché va ai 75, agli 80. Anche 71. Anche 71, vabbè, sì, sì. No, perché hanno tolto comunque. Ma l'hanno tolto, a me non è mai, no, non è mai 71. Allora io ho preso una multa un po' di tempo fa. No, con no, l'hanno 76. Tolto. No, ho capito. Perché c'è la tara. Fanno la tara, meno male. Volete sapere l'ultima? Il 7 dicembre 2017... Ok? Cosa hai fatto? Giorno di Sant'Ambrogio, il sottoscritto è andato a ritirare l'Ambrogino. Caspita, ci siamo stati tutti molto... Colui che guidava la macchina, il mio cameraman e amico Francesco Gagliotto, è stato multato da un sistema di rilevamento automatico del Comune di Milano perché andava a 76 all'ora, ok? Mm-hmm. Tarato 5, 71. Visto che è così, complimenti per l'Ambrogino. No, scusa, però ci hanno acquistato l'Ambrogino. Grazie. Non pensavo che valesse 44,20 euro. Però dicevo, al di là delle battute, che sia per le multe che servirebbero, secondo il legislatore, per cercare di fare sicurezza stradale, invece manco morto. Perché la rozza incassa. Non solo la rozza, tutti gli assessori, per amor di Dio. Anzi, hai fatto bene a dirmelo, non la rozza. Tutti i comuni d'Italia incassano e poi li spalmano nelle pieghe del bilancio. Anche qui gli oneri invece di sistema delle bollette. Quando giustamente Anna Maria dice l'innovazione del sistema ferroviario, ma di che? Ma di cosa? Prego. No, allora... Tornando a quello che dicevamo prima, ci sono almeno tre aspetti da considerare. Uno, stiamo parlando di imprese private che devono far tornare i bilanci, e quindi il fatto di trasferire dei fondi a queste imprese deve essere una cosa che tutti i cittadini prendono la decisione di doverlo fare. Serve quindi un'estrema chiarezza e una necessità nel doverlo fare. Secondo, voi avete un'esperienza di governo del territorio, cioè in un comune, Milano è grande, no? Mi immagino un comune più piccolino, certe decisioni, dove metto l'autovelos, come Lotaro, è qualcosa dove... L'assessore col sindaco. Ti trovi al bar e qualcuno te ne dice quattro. No? Qua stiamo parlando di decisioni politiche che invece diventano impalpare terreno, nessuno è responsabile ed è quello. Ad esempio, si parlava prima delle rinnovabili. Le rinnovabili, se non mi ricordo male, c'è anche scritto un E assimilate.
e le assimilate sono i fondi con cui noi stiamo pagando inceneritori, lo smaltimento dei residui di raffinazione petrolifera. Questo non è che l'abbiamo, noi siamo convinti di pagare queste, no, queste somme per incentivare le rinnovabili e invece stiamo aiutando un'industria che economica non lo è più a stare in piedi. Quindi è un imbroglio. Alla fine sì. Alla fine sì. Magari sono le cose scritte in piccolo. Magari non sono in malafede, però di fatto io ti dico che con quei soldi ci compro questo e invece ci compro questo. Dai, e la terza cosa, se posso solo chiudere, queste sono decisioni politiche. Se io vado a vedere il Ministero dello Sviluppo Economico da chi è stato diretto negli ultimi anni, stiamo parlando di signori che lavoravano o hanno lavorato, sono stati importanti, esponenti di Confindustria. Ebbene, la Marcegaglia è mica presidente dell'ENI, o no? Certo, e la Guidi prima e Calenda adesso, e quello è il modo da dove vengono. E questi signori qui sono tutte persone a modo, rispettabilissime per bene. Però hanno una certa forma mentis, per cui gli viene molto semplice aiutare i grandi. E quando ci sono dei costi da dividere tra i piccolini... Chiarissimo. L'onere e l'onore di chiudere questo argomento. Prego, Lucento. Su un punto credo che siamo tutti d'accordo, e cioè il fatto della chiarezza in bolletta. 19% è tanto, veramente tanto. Cavolo. E credo che se io spendo il 19% in più di quello che sto realmente consumando, vorrei anche conoscere l'utilizzo che se ne fa di quel 19%. In realtà è una truffa bella e buona, perché non viene utilizzato per quegli oneri che noi in realtà andiamo a pagare. È la stessa cosa che avviene, è stato fatto l'esempio degli autovelox o di altro, anche nei comuni, la ridistribuzione degli oneri, se io incasso, è vero che faccio cassa, ma quell'incasso lo dovrei utilizzare per lo stesso settore per il quale l'ho incassato. Lo dovrei invece, o lo utilizzo? No, io come sindaco di Tribiano lo riutilizzo nello stesso settore. Ma gli altri? Gli altri no, e Milano ne è l'esempio. Con tutto l'incasso che fa, con le difficoltà che ha in bilancio, lo spalma su voci che non riguardano quel settore. Quindi? Chiarezza ci vorrebbe, purtroppo non succede, invito gli amministratori pubblici a farlo e soprattutto i politici che si apprestano a questa nuova legislatura ad occuparsi di questo problema. Va bene, avete visto fino adesso tre gentiluomini e una gentildonna. Andiamo in pubblicità e quando torniamo parliamo del 4 marzo e ne vedrete delle belle. A tra poco. Allora, oggi è il 26 di febbraio 2018 e domenica prossima, il 4 marzo, si torna a votare sia per la Camera e il Senato, quindi per il governo nazionale, sia per i Lombardi in regione Lombardia. Quindi abbiamo titolato meno di una settimana all'alba, perché si gioca un po' tutto qua, perché ognuno spera, crede, confida che gli italiani avranno fiducia nel loro progetto e nella loro proposta, quindi centrodestra, centrosinistra, cioè PD con Lorenzin e la Bonino, del Movimento 5 Stelle, poi ci sono addirittura quelli che stupidamente, io dico, vengono definiti i cespugli, no, sono proposte alternative, quindi Liberi uguali per esempio con Grasso, insomma non li cito tutti, poi c'è tutta la destra, Casa Pound, Forza Nuova, Fiamma Tricolore. Sarà poi compito vostro, unicamente vostro. Tra l'altro, sapete che stamattina ho scoperto che, io sfido chiunque a dirmi che, sì, lo sapevamo, che il Rosatellum prevede addirittura un talloncino che si stacca. Perché? Perché così evitano, io non lo sapevo neanche, perché sai, io non abito in zone abbandonate da Dio. Ma addirittura c'era gente in qualche seggio, non da noi, che andava con la scheda in tasca. Ragazzi, è impressionante, i voti di scambio, no?
Quindi lì credo che ci fosse anche un presidente di seggio piuttosto collaborativo, perché ne abbiamo visto. C'era un ambiente contaminato. C'era un ambiente piuttosto, esatto. Fatto sta che sappiate che quando andrete a votare domenica, oltre al documento e al certificato elettorale, alla scheda che deve essere timbrata, vi daranno poi la scheda vera e propria, due schede, e vi strapperanno addirittura una sorta di codice alfanumerico sequenziale che corrisponde al vostro nominativo, e non dovete neanche più mettere la scheda all'interno dell'urna, ma consegnarla al presidente di seggio, che la mette lui. Quindi pensate che grande fiducia nel mondo degli elettori. Io direi accertatevi che il presidente la metta all'istante all'interno. Ah, poco ma sicuro, è fondamentale. Come dico dalle mie parti, gli sgagno il polso. Gli sgagno il polso. Allora, che sia però stata una campagna elettorale, sia tuttora particolarmente polemica, lo si vede da tutti gli episodi. Girelli già mi guarda preoccupato, perché per esempio in casa PD in Sicilia ci sono stati alcuni problemi. Ti ringrazio per l'attenzione particolare. No, non ti preoccupare, poi andiamo anche sul centro-destra e anche sui 5 Stelle, ma ci mancherebbe. Credo che qui l'unica che non abbia niente da dire è Energie per l'Italia, che ha già vissuto i suoi problemi di accettazione o meno. Anticipato. Ok, allora andiamo in Sicilia, dove sono nati i partigiani del PD, vediamo. I partigiani del PD nascono per ribellarsi contro un modello padronale di partito che non appartiene né a noi né al popolo del PD. Si definiscono i partigiani del PD e sono il nuovo grattacapo di Matteo Renzi. L'ennesimo strappo in casa Dem parte dalla Sicilia, dove quattro dirigenti della segreteria regionale si sono dimessi per dar vita al nuovo movimento. All'origine della frattura, neanche a dirlo, l'impronta data al partito dal segretario nazionale e come sono stati decisi i candidati. Il leader di questo movimento è Antonio Rubino. Queste liste non rappresentano né il PD siciliano, ma neanche la società siciliana. Noi abbiamo posto un problema politico, io penso che è un problema politico importante che travalica i confini siciliani. Spetta al segretario nazionale dare una risposta al problema che abbiamo posto. I partigiani del PD però non vogliono essere intesi come l'embrione di un nuovo partito, piuttosto come dei separati in casa in vista del giorno dopo le elezioni, il 5 marzo 2018, quando sarà indispensabile sedersi attorno a un tavolo coi vertici del Partito Democratico, come ha spiegato anche Antonio Ferrante, ex componente della segreteria regionale del PD. Se il metodo rimane quello che hanno applicato per le liste, non è possibile parlare due lingue diverse. Dopo il 5 marzo il PD deve tornare a essere e a fare, e il PD, per come noi l'abbiamo voluto, l'abbiamo costruito. I partigiani non è una corrente, i partigiani è un movimento che va oltre le correnti e che è trasversale a tutte le aree e le sensibilità interne al PD. Siamo in costante contatto con personalità della Lombardia, dell'Emilia, del Lazio, della Campania, della Calabria. Il simbolo della loro battaglia è una piccola resistenza elettrica sul taschino della giacca, un simbolo la cui storia inizia nel 92, all'indomani delle stragi di mafia, periodo in cui si è formata questa nuova generazione politica siciliana, come ha spiegato Fabio Teresi. Questo era il segnale di chi voleva resistere contro ogni violenza, contro ogni sopraffazione. Adesso ci è venuto naturale riprenderla in mano, perché anche questa la consideriamo una sopraffazione, è un atto di prepotenza. In attesa della prima manifestazione nazionale dei partigiani del PD, in programma il 25 febbraio 2018 a Palermo, ad aderire al progetto sono soprattutto i giovani. Allora, non usciamo dal partito, è il partito semmai che deve cambiare, e tra l'altro parte dalla Sicilia, ma è un malessere molto diffuso, non tanto nei confronti del PD quanto di Matteo Renzi. Cioè, questo è stato distrutto dal voto referendario. Una persona normale avrebbe dovuto dire: vabbè signori, io non mi dimetto solo da Presidente del Consiglio, ma a questo punto ho sbagliato o comunque non mi avete capito. C'è un problema notevole intorno a Renzi, oppure è anche in questo caso una rottura passeggera, Girelli? Ma io parto da una considerazione, non apprezzo molto che abbiano usato il tema della resistenza richiamando una lotta politica contro la collusione con la mafia, perché è un valore un pochettino più alto da dispute interne a un partito. Certo. Quindi lo consegnerei a un valore universale condiviso da tutte le forze politiche. Questa strumentalizzazione non mi piace, lo dico subito. L'altro aspetto, il Partito Democratico ha vissuto un momento di grande difficoltà. A volte mi chiedo
comunque come possa essere diventato così oggetto anche di attacco da parte di tutti, in maniera anche secondo me molto ingiustificata e anche ingenerosa, soprattutto da parte di chi forse, è vissuto all'interno. Forse siete cercata voi stessi. Sì, ma può darsi, però soprattutto da parte dell'interno, laddove veniva richiamato il passaggio referendario, dove indubbiamente è stato gestito male con qualche errore. All'indomani del quale però c'è stato un passaggio di dimissione del Presidente del Consiglio e di dimissione da segretario nazionale del partito, perché si è dimesso anche da segretario nazionale del partito. Mm-hmm. Poteva evitare di dire me ne vado, smetto di far politica. Sì, l'ha detto due volte. Poteva evitarlo. Se faccio, però purtroppo questa è una caratteristica della politica italiana, l'elenco delle dichiarazioni di tutte le forze politiche, di tutti gli esponenti politici, sentiamo una cosa e l'esatto contrario. Detto questo, però, è stato fatto un passaggio di congresso, una prima parte con gli iscritti del partito, una seconda parte con primarie aperte. In tutti e due i casi il segretario è stato rieletto convintamente dagli iscritti e dai cittadini che hanno aderito alla proposta del Partito Democratico. Io voglio dire che in un partito esistono dei momenti che si chiamano appunto congressi, il nostro li fa coinvolgendo quasi 2 milioni di persone, e in cui si sceglie la leadership e la propria guida. Appunto, ci sono i momenti successivi del congresso in cui lo si fa sulle scelte delle candidature. Io lo dico proprio con grande libertà, ritengo che sia stato sbagliato di fronte a una legge elettorale che non mi piace, perché ha tolto la possibilità ai cittadini di scegliere con le preferenze, non fare le primarie, perché se si è in difficoltà, a me hanno insegnato che apro porta e finestra del partito, non mi chiudo in una stanza. Purtroppo registro che anche il PD ha fatto come il resto della politica. Naturalmente stiamo parlando del PD, così come tra poco parleremo del centrodestra, però sbaglio o siamo di fronte ad una struttura partecipativa che molto spesso ha qualcosa da ridire ai vertici, cioè si dà per scontato che fondamentalmente il capo è il capo, senza poi però avere l'autorevolezza del capo? Ma diciamo che ormai di capi forse ce ne sono troppi. Ecco, perché invece di fare il capo si mettessero sul piatto davvero dei progetti seri, dei progetti attuabili, e non si andasse a raccontare i milioni distribuiti a pioggia, piuttosto che metteremo fine a tutti i problemi dei cittadini, piuttosto che daremo soldi a tutti quelli che non hanno lavoro, che sono cose che insomma abbiamo sentito raccontare da tutti i partiti, e invece si portasse, così come ha fatto il nostro leader, un progetto, un programma politico serio, un programma attuabile, magari anche i cittadini piano piano comincerebbero a crescere, a capire e ad informarsi seriamente di quello che si deve fare. Dov'è che è caduto un po' in disgrazia a Parigi? Quando con Berlusconi non si è più capito? Allora, è caduto in disgrazia, secondo me non è caduto in disgrazia con Berlusconi, è caduto in disgrazia con gli amici cosiddetti, tra virgolette, di Berlusconi, i quali hanno avuto paura che qualcuno di un pochettino più serio, è un pochettino più onesto, è un po' più con i piedi a terra, prendesse il loro posto. No, anche perché lo ricordo, a Parigi era il candidato sindaco contro Beppe Sala a Milano. Infatti, e ha fatto una bellissima campagna, e diciamo che Parisi ha avuto un po' la condanna, e lo ha tuttora, di essere un po' fuori, no? Po' fuori dai canoni, un po' fuori da quella basta che è la politica fuori di tutti testa, i giorni. No, resto. È molto nella testa. Allora, visto che è inutile negarlo, io e Gian Antonio non siamo amici di più e lui mi guarda sempre perché cerca di capire da che parte sto orientando il dibattito. Allora vi dico, prima di andare in pubblicità, perché poi ci occupiamo del centrodestra e dei 5 Stelle, e avrete sicuramente visto chi fa il maneggione col cellulare su Facebook, e ne ho tanti di amici, è impossibile che non si sia imbattuto e addirittura non abbia messo almeno una volta mi piace allo spot, ecco che mi guarda malissimo, allo spot che è stato rifatto del PD, perché in origine il PD ha fatto uno spot con Renzi che andava in bicicletta ed è stato cliccato da 30, supponiamo. Qualcuno, tipo quelli di Sbob TV, l'ha rifatto ed è stato cliccato, non so se da 1 milione di persone, perché fa troppo ridere. Dai, vediamo un attimo. Comunque io il PD non lo voto. Sicuro, sicuro? Certo che sono sicuro. Pensaci, dai.
Non fermiamoci proprio adesso. È molto cattivo Gian Antonio. Vorrebbero eliminarlo. È molto molto cattivo. Però dai, è di cattivo gusto pure, dai Lucente, di cattivo gusto anche. Sì, è di cattivo gusto, per quello sì, però anche perché comunque, ripeto, si è autoeliminato, non serve la pubblicità, visto quello che sta succedendo. Io mi chiedo, prima abbiamo fatto lo spot, abbiamo visto i partigiani del PD, e mi sono fatto una domanda, ma se lo chiedono in tanti, ma quanti sono rimasti nel PD dal 4 dicembre in avanti? Perché voi avete fatto due grossi errori. Uno, il fatto che lui si sia dimesso e ha riproposto lo stesso identico governo, è come se ci fosse rimasto lui al governo. E poi il congresso che lo ha riconfermato, e sappiamo tutti quelli che fanno politica come vanno questi congressi. Quindi sono queste due cose che secondo me hanno danneggiato fortemente il PD. Tant'è che Gentiloni è molto apprezzato. Ma non era il politico titolare più apprezzato in Italia. Ha sostituito addirittura Renzi. Credo che se Gentiloni fosse stato ma i suoi ministri sono tutti ufficialmente uguali. Il candidato al posto di Renzi, forse. Beh, al momento non abbiamo un candidato, perché come hai detto tu, siamo una Repubblica parlamentare, ma il treno corre, dopo il treno è andato. Sì, va bene, Gian Antonio, dai. Ci troviamo poi a Brescia e mangiamo un bel risotto insieme. No, spiedo, che risotto. No, adesso non si può, io mangiare. Sono contrario. Che a mangiare la carne, ma no, a farlo come lo fate voi bresciani con i petti rossi, rispettando le regole, ti faccio trovare anche la polenta, quella buona, regola, certo, rispettando la legge. Già capito che qua tra Senna a Milano e Girelli a Brescia posso non mangiare, perché poi mi sarà offerta, no, immagino. Ma certo, ma ci mancherebbe. Andiamo in pubblicità e quando rientriamo, certo, parliamo degli equilibri anche del centrodestra tra poco. Lo scorso fine settimana è stato particolarmente agitato in termini politici, perché diverse proposte e diversi presidi sono stati poi attuati soprattutto a Milano, sia a destra che a sinistra che al centro. Ne abbiamo parlato prima con Lucente del tricolore più lungo d'Italia, che ha invaso pacificamente via Padova, pur con delle polemiche da parte di alcuni stranieri residenti, ma sicuramente, non me ne voglia nessuno, il momento che ha visto la maggiore partecipazione è stato in Piazza Duomo con il comizio di Matteo Salvini. Vediamo. In Piazza Duomo a Milano il comizio per la chiusura della campagna elettorale nazionale della Lega. Alla manifestazione a sostegno di Salvini Premier, dal titolo Ora o mai più, hanno partecipato migliaia di militanti giunti da tutte le regioni d'Italia. Da Premier il mio ufficio sarà l'Italia, per capire e confrontarmi con un obiettivo che ho tratto dal Vangelo. Gli ultimi saranno i primi, ha dichiarato Salvini dal palco. Il leader della Lega, che per il voto del 4 marzo ha levato la parola Nord dal nome del suo partito, sulle tasse ha detto: pagare men per pagare tutti. La tassa unica sarà una delle nostre priorità. Salvini si è detto inoltre sicuro che la Lega sarà il primo partito del centrodestra. A una settimana dal voto il 24 febbraio è stata una giornata di manifestazioni in molte città italiane, da Roma a Milano e Palermo. Oltre a Salvini, a Milano, in Largo Cairoli, Casa Pound ha presentato i propri candidati alle elezioni. Ci sono state forti tensioni a Largo La Foppa, quando il corteo antifascista ha tentato di superare lo schieramento delle forze dell'ordine messo in campo per evitare contatti con i manifestanti di estrema destra. Allora Lucente, voi al mattino in via Padova, al pomeriggio Salvini in piazza Duomo, è stato criticato questo utilizzo del Vangelo, della Costituzione, addirittura del Rosario. Ma io non ero alla manifestazione di Salvini, ero in via Padova e poi in altri posti con la Meloni, in maniera, ci tengo a precisarlo, in maniera molto pacifica, perché queste contestazioni ci sono state sedate dalle forze dell'ordine, che ringrazio per quello che hanno fatto. Per quanto riguarda la manifestazione di Salvini, ha raccolto tante persone e questo la dice lunga su quello che poi viene detto anche dai giornali e altro.
E c'è chi giura su Maometto, c'è chi giura sul Vangelo, quindi non, io credo che in un momento in cui anche le nostre tradizioni, i nostri usi e costumi sono messi in discussione, non ci trovo niente di male nel far vedere un qualcosa che appartiene alla nostra cultura, al nostro modo di essere. Voi pentastellati su cosa giurate? Bah, io mi ricordo solo che Salvini ha sparato contro il Papa un paio di mesi fa, ne ha dette una peggio di Bertoldo. Quindi... Ma il Papa può essere simpatico o antipatico, non significa che Vangelo è qualcos'altro. Ci mancherebbe altro, ecco. Però per dire, anch'io sono stato sorpreso di questo improvviso, come dire, vocazione religiosa di Salvini. Posso dire polemicamente che il Papa, in quanto vicario di Cristo, dovrebbe evitare di dire certe cose, come ha fatto ieri dicendo noi difendiamo i centri sociali. Ma quindi non, io da cattolico ho avuto un momento di disagio. Vede, il Papa è il Papa. Il mio era solo una nota di colore. Il Papa deve svolgere anche quello che è il suo ruolo da Papa. Va differenziato il potere temporale e il potere spirituale. No, ma non deve dire neanche ciò che dice la Boldrini, però. Vi ringrazio di questa discussione teologica, però volevo un attimo fare un punto di tipo politico. Cioè, il problema qual è? Che nel momento in cui ci sono queste affermazioni molto forti, lasciamo perdere la campagna elettorale, lasciamo perdere quello che è il messaggio tra chi si occupa di politica, ma se noi ragioniamo in un'ottica più ampia e cerchiamo di immaginare come i cittadini ci guardano, beh, io qualche problemino di credibilità complessiva del sistema politico dopo queste cose lo vedo. Perché? Allora, coerenza, credibilità. Faccio un esempio: coalizione di centrodestra. Coalizione di centrodestra per me è un matrimonio a tempo. Cioè, stiamo mettendo insieme... Lo sperate voi? Non avremo bisogno di sperarlo. Lasciamo che le cose... È un matrimonio a tempo programmatico o perché Berlusconi prima o poi... Fanno sempre in Iran, no? Silvio, si sposano per un paio d'ore. Silvio, ti voglio bene, ma hai 81 anni. Non è che... Non è solo quello. Non è solo fatto. Anche perché dopo Silvio ci sarà Maria Stella. Allora, io qualcuno ci sarà, no? Contro di me nel collegio di Milano 1 si candida Cristina Rossello, che è l'avvocata di Berlusconi, certo. Quella che gli ha fatto vincere la causa. Ma voi ce la vedete la Cristina Rossello, che è una signora molto bene, introdotta... che mi vota la flat tax al 15%, che mi vuole mettere i dazi, che mi vuole togliere la Fornero, cioè queste sono posizioni molto... Veramente al 25%, ti sfugge qualcosa. Mi ricordo che Salvini ha parlato del 15%. Secondo Fratelli d'Italia esattamente, ha parlato di un raggiungimento del 15%, sì, dimenticandosi di dire che una flat tax del genere farebbe saltare le pensioni, perché qua nessuno le dice queste cose. Sembra che per magia mettere la tassa al 15% tutti allora, si mettono a pagare le tasse. Allora, visto che voi siete quelli sani, puri, eccetera, e quello che si sta vedendo in questi giorni è tutt'altra cosa, ma io vorrei dire anche questo: siamo in questa trasmissione, spero ce lo ricorderemo tra qualche anno ce lo diciamo. Voi siete quelli che dopo il doppio mandato non vi si ricandidi più, cioè questo è il vostro concetto, giusto? Sì. Ci ricorderemo di Di Maio, questa è la seconda volta che si ricandida, vedremo cosa succederà alle prossime. Sì. Ricordiamocelo tutti. Ma sai perché questo lo vogliamo fare? Perché vogliamo evitare che la gente viva di politica. Ma siccome noi oggi accusiamo Renzi di non essersi dimesso, e continuiamo noi del centrodestra a farlo, e lo continueremo a fare, però ricordatevi anche voi che quelle promesse elettorali che state facendo in questo vanno mantenute, quello che avete fatto a Roma è tutt'altro che aver mantenuto una promessa elettorale. Scusa un attimo, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una città che è la capitale d'Italia, che l'avete mandata in rovina. Noi l'abbiamo mandata in rovina. Ma voi dove eravate? Alemanno dove era? No, di che dove partito siete? È Alemanno? Dove l'avete siete? Buttato ce l'avete fuori in mano adesso? Voi? Ma dai, l'avete tenuta ce 5 anni, l'avete, mano voi. L'avete gestita con gli amichetti, dai. Questo... Mafia Capitale, l'avete portato voi? No, sono d'accordo, nel senso, sono d'accordo. Avevo la fame arretrata Alemanno quando è arrivata, che si è messa a mangiare il doppio. Torino con i 5 milioni di euro che è stato dichiarato. Adesso, dopo Torino, salterà fuori Livorno. Vi posso dire basta? Dai, 4 marzo, poi siete eletti tutti, forza, mani sotto, dai. Torniamo a cose serie. Prego. Il Vangelo.
Cioè, io volevo dire semplicemente due cose. Uno, che il Vangelo lasciamolo dove deve rimanere, che non è patrimonio di nessuno. Sì, allora poi, scusa, oltre, no, fermati. Allora, ho capito, oltre, ma allora no, lo diciamo dire, anche oltre, i preti del PD, che, allora no, lo diciamo ma, anche i preti. Loro dicono al Teatro dal Verme quel giorno hanno premiato anche dei preti. Io sono per la laicità dello Stato. Allora bisogna dirlo con i vari documenti. Però a Salvini vorrei dire che la Costituzione e il Vangelo, oltre che usare per i giuramenti, bisognerebbe anche leggerli e sapere che quello che si dice e si fa bisogna corrispondere a quello che si dice di condividere. Però questa è una tradizione. Perché lo sento difendere la famiglia tradizionale, assolutamente, con i valori della famiglia, poi per esperienze personali devo vedere se sono sempre tutto l'esatto contrario, perché se vorrà definirla, per me può fare quello che vuole, quello che non deve fare è usare alcuni argomenti e alcuni valori, ergendosi difensori della fede quando in realtà non l'hanno mai fatto, perché la coerenza è una cosa che ci vorrebbe. E ora sinceramente di certe buffonate fatte in piazza, perché queste sono vere e proprie buffonate per portare a casa 4 voti, io credo che i primi a ribellarsi dovrebbero essere tutti i cattolici praticanti che si sforzano di mettere assieme le parole con i comportamenti. Di certo Salvini non lo fa, certo evita di parlare di problemi veri, evita di parlare di dove ha governato, come ha governato, cosa ha fatto in Europa, insomma, parlando dei suoi provvedimenti, evita di parlare dell'aliquota media della tassazione in Italia, perché secondo il suo criterio la stragrande maggioranza di cittadini rischia di pagare qualcosina in più e qualcuno che invece guadagna moltissimo paga di meno, perché questo evita di dirlo, evita di entrare nel merito di soluzioni vere, evita di raccontare quando per anni hanno propagandato l'autonomia lombarda, la forza della Lombardia, il nord, l'hanno difeso talmente bene che adesso l'hanno tolto anche dal simbolo, non solo perché hanno confiscati tutti i patrimoni, i beni per questioni giudiziarie, ma perché italiano a livello economico sbagliato creato. Cioè, siete stati al governo per 5 anni. Siete voi stati, quanto? No, ascolta, la Meloni cos'era? No, ministro del peggior governo d'Italia. Ma lascia stare, guarda che voi avete delle legittimato un governo nel 2011, governo Berlusconi. Voi, prendendo, i parlamentari erano tutti ascoltami, siete andati alle elezioni e non siete riusciti a mandare un presidente del Consiglio, ve lo ricordate la storia di Bersani, no? Certo. Avete avuto 3 governi di centrosinistra che si sono susseguiti. Sostenuti da Berlusconi, Letta, il primo. Da Monti, Monti, Letta e Gentiloni. Monti Renzi nell'intermedio. Monti la legislatura precedente. In questi 5-8 anni avete amministrato solo ed esclusivamente voi, non andiamo a 20 anni fa, oggi ci siete voi al governo ancora. Non è vero. E quello che avete fatto per l'economia italiana è soltanto un disastro. Ci sono imprese che chiudono, ci sono famiglie che muoiono di fame, ci sono gli italiani che non hanno diritto a una casa e ci sono persone che non hanno diritto all'accesso ai servizi sociosanitari. Queste cose le dovete dire agli italiani. Parliamo della trasparenza. Noi guardiamo agli italiani, non agli stranieri, ma perché cosa abbiamo fatto un principio. Gli italiani che hanno governato. La regione Lombardia è stata unica regione ad avere arresti eccellenti in ogni consiglio. Tiriamo fuori le solite storielle. Allora, nell'ultima ne parliamo nel merito. 5 anni di residenza agli italiani per poter avere la casa e il miglior punteggio se ne hai 15 di residenza. È finita la storiella di dare sole esclusivamente agli stranieri. Ok, perfetto. No, ragazzi, non concentrate in un minuto 4 argomenti che servirebbero 2 anni. Ci hai detto che dovevamo chiudere in bellezza per i botti e noi abbiamo. Ma in bellezza vuol dire che siamo anche preparati nella pausa. Ma siate seri, siate seri, che dal 4 marzo tutti a casa, poi non si sa chi, ma tutti a casa. Finiamolo in maniera proprio buttando in vacca tutto. Allora, a proposito, vi ricordo che adesso, al di là degli argomenti politici sempre molto molto importanti, chi di voi ha capito cos'è il Rosatellum? È la legge elettorale con cui andiamo a votare, non in Lombardia ma in tutta Italia. Allora, il Ministero dell'Interno ha mandato alle emittenti televisivi principali, poi lo chiariremo anche questo, un tutorial ufficiale, è 1 minuto e mezzo, ma ve lo proponiamo in anteprima e lo guardiamo insieme su come si vota. Così vediamo. Così riusciamo a capire anche noi.
Domenica 4 marzo si voterà dalle ore 7 alle ore 23 per eleggere la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Per la Camera potranno votare i cittadini italiani che avranno compiuto 18 anni. Per il Senato, quanti ne avranno compiuti 25. Ciascun elettore avrà una scheda elettorale rosa per la Camera e una gialla per il Senato. Ciascuna scheda, in un rettangolo, ha il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. Nella parte sottostante il rettangolo è presente il simbolo della lista o delle liste collegate al candidato uninominale, con a fianco l'elenco dei candidati nel collegio plurinominale. L'elettore potrà votare apponendo un segno sulla lista prescelta e il voto si estenderà anche al candidato uninominale collegato, oppure potrà apporre un segno su un candidato uninominale e il voto si estenderà alla lista o alle liste collegate in misura proporzionale ai voti ottenuti nel collegio da ogni singola lista. Il voto è valido anche se si appone il segno sia sul candidato uninominale che sulla lista o su una delle liste collegate. Non è invece possibile il voto disgiunto, cioè votare un candidato uninominale e una lista collegata a un altro candidato uninominale. Per votare è necessario recarsi al seggio con documento e tessera elettorale. Domenica 4 marzo, elezioni politiche. Il tuo voto, la tua scelta. Scopri di più su interno.gov.it. Allora, non entro nel merito della palese incostituzionalità di questo sistema elettorale, ma ne parleremo dopo il voto, perché Besostri tra l'altro ha già presentato l'ennesimo ricorso, quindi dopo aver distrutto il Porcellum e l'Italicum, ma anche il Rosatellum se ne andrà in soffitta. Però ricordatevi, ne eravamo d'accordo, l'unica cosa su cui siamo d'accordo tutte e cinque è per non correre rischi. Se avete un partito che vi piace, fate la X solo ed esclusivamente sul simbolo. Non state lì a fare altre X, lo so che poi ci sono, però vedete che è facilissimo sbagliare. Allora, ho 10 secondi per ricordarvi, e lo faccio dire, è stata con noi Anna Maria Martinetti, Energie per la Lombardia, che vi ricorda Bicibo. È una proposta per unire la lotta allo spreco del cibo, quindi la lotta allo spreco alimentare, al lavoro dei richiedenti asilo. Come ho detto prima, non lasciamoli agli angoli delle strade, mandiamoli a raccogliere quello che avanza nei negozi, nelle panetterie, per portarlo a chi ne ha davvero bisogno. Bellissima, bellissima iniziativa. Ricordo. Grazie. Anna Maria Martinetti, Energie per la Lombardia, candidati in Regione Lombardia. Grazie. Dove dovete mettere il nome questa volta? Beh, insomma, ognuno poi farà quello che vuole. Il mio compito era quello possono, di ricordarlo. Mettiamo così, potete mettere anche il nome del prossimo ospite, perché lui è consigliere regionale del PD uscente e ricandidato, Gian Antonio Girelli. Buonasera, grazie. Posso dire che su quel tema Regione Lombardia ha approvato una delle leggi approvate da tutti i bipartiti proprio sulla lotta allo spreco alimentare. Beh, questo è un bel messaggio. Qualche volta anche la politica sa far sintesi di cose importanti. Buon lavoro naturalmente, l'unico candidato alla Camera che abbiamo qui al tavolo, è candidato per il Movimento 5 Stelle, lui è il direttore della nuova Accademia di Belle Arti di Milano, Alberto Bonisoli. Buonasera, e anch'io mi unisco al plauso per quell'iniziativa, un'iniziativa veramente interessante. Grazie e buon lavoro a Franco Lucente, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia di Milano, sindaco di Trebbiano e candidato al Consiglio regionale della Lombardia per Fratelli d'Italia. Grazie a voi, grazie a tutti, è un'iniziativa che sosteniamo, anche io mi associo, è un'iniziativa che anche dalle mie parti abbiamo portato avanti anche con la Caritas, quindi bella iniziativa. Hai visto Anna Maria, hai messo tutti d'accordo. Beh, ma io sono brava. La prossima volta ti candidi presidente della regione e vinci col 99. Sicuramente. Noi ci rivediamo la settimana prossima con la voce di Reporter, speciale risultati elettorali. Andremo in onda naturalmente come sempre alle 21 e in diretta con i nostri ospiti, che saranno più che altro giornalisti e opinionisti. Commenteremo insieme il voto nazionale e regionale. Grazie a voi tutti, buonanotte.